persone, tante donne, tanti uomini si siano battuti per un futuro senza carbone, per un futuro migliore per le prossime generazioni. Non è un tema semplice, perché si mettono molto spesso contro i lavoratori, la paura di perdere il posto di lavoro, con il diritto alla salute. Ma dobbiamo tutti insieme far capire quanto sia importante lasciare un futuro per le prossime generazioni. E quindi siamo qua oggi tutti insieme, anche in modo festoso, giustamente, con gli spettacoli, con la musica, con il teatro, con i giochi per i bambini, ma dobbiamo sapere perché siamo qua. Prima, diciamo, della scaletta delle prossime iniziative, voglio presentarvi il sindaco di Savona, Federico Berruti, eletto, rieletto da poco, che vuole portare saluto alla manifestazione e a tutti voi. Eccolo qua Federico. Grazie, sì, come diceva Giovanni, desidero porgere un saluto a questa piazza, lo faccio a nome mio e a nome dell'amministrazione comunale, una piazza eterogenea, variopinta, composta di associazioni e movimenti che esprimono posizioni e culture diverse tra di loro, ma che oggi sono uniti da un obiettivo comune, che è quello di tutelare il nostro ambiente e la salute della nostra comunità. L'amministrazione comunale ha approvato un ordine del giorno in consiglio comunale che sostiene l'obiettivo della metanizzazione della centrale, la giunta comunale si è costituita in giudizio al TAR ad adiuvandum, cioè in aiuto del ricorso del comune di Vado Ligure contro il progetto di ampliamento della centrale. Queste sono le posizioni espresse dalla precedente amministrazione, che anticipo saranno anche quelle dell'amministrazione appena nata. E inoltre sosteniamo le giuste richieste che riguardano da un lato un monitoraggio della qualità dell'aria più puntuale, quindi un numero maggiore di centraline e delle centraline capaci di misurare non solo le PM10 ma anche polveri più sottili delle PM10, perché sappiamo che le polveri più sottili sono quelle più pericolose, e anche la richiesta che ci proviene dall'Ordine dei Medici di un registro dei tumori e di un'indagine epidemiologica che possa, diciamo, fare un punto di verità scientifica su un tema che desta così tanta ansia nella nostra comunità. Per tutti questi motivi io condivido lo spirito di questa piazza. Ringrazio coloro che hanno organizzato questa manifestazione e auguro a voi una buona manifestazione e anche una buona festa. Grazie.